Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Io sono Claudi e lui è Jesus. Oggi voglio farvi vedere una cosa abbastanza interessante. Molto interessante perché in molti non ci fanno caso. E parliamo un attimo giù. Ok, allora, in molti vogliono fare determinate tecniche, quindi vogliono fare determinate azioni, ma non riescono. Ok, quindi sono frustrati e dicono, ma io non ce la faccio, ma io di qua, ma io di là, no, non fa per me, cose del genere. Ma bisogna capire una cosa, che una persona, magari il maestro o il vostro istruttore, quando vi fa vedere una tecnica, non è che deve essere uguale a come lo fa il vostro maestro. Potrebbe essere migliore di come lo fa lui, potrebbe essere anche di merda, nel senso... Non ho altri termini per dirlo, però è così. Quindi quello che voglio dire è che se il vostro maestro mi fa vedere, ok, abbiamo passato la guardia, quindi siamo qua, giù, siamo in questa posizione così a caso, e da qua vi dice dovete andare dall'altra parte, ok? C'è chi va in questo modo, c'è chi va in questo modo, ok? C'è chi va come vado io, in questo modo, ok? Quindi questo è il mio modo quindi è quello di attaccare con i piedi, nel senso sono qua, io il mio piede lo uso come se fosse la mia mano, vedete che qua aggancio e non lo stacco più. Questo perché quando lui inizia ad alzare questa gamba, alza, mi aiuta a passare altrove, ok? E non lo stacco quando ho passato, sono sempre attaccato, ok? Questo perché da qua io sto dando pressione, non sembra, potrebbe non sembrare, giro tutto di qua, ok? Non sembra, però da qua io sto dando pressione, e da qua se lui mi dà fastidio, non riesco a prendere la schiena, posso andare a girare a fare qualcos'altro, ok? Però vedete che i piedi io li uso sempre. In molti invece non riescono a fare questo tipo di gioco perché non hanno la mobilità, nel senso, non sono abbastanza mobili, pensano che il piede magari serve solo per spingere o che ne so io per dare i calci, non lo so, però il piede bisogna essere usato, cioè bisogna usarlo, scusatemi, quindi il piede bisogna usarlo come se fosse una mano, quindi siamo qua, schiaccio, ok, aggancio, prendo, ok, sposto, aggancio dall'altra parte. Vedete, quando sono qua, io i piedi, le dita, me le attacco addosso all'avversario, non so se vedete, da qua, le attacco, se no, quando sono qua sotto, il collo del piede, lo attacco sempre addosso all'avversario, questo è per muovermi come voglio io e avere il controllo sull'avversario. Tornando al discorso di prima, quindi molti sono frustrati perché non si rendono conto che quello che fa vedere l'istruttore, il maestro di turno, quello che avete voi, non è non potete farlo uguale, non potete farlo uguale per questo punto qua, perché voi magari non avete quella mobilità lì. Puoi calzarti, mi sembra in spiaggia. Quindi avere una buona mobilità, cioè capire il vostro corpo come funziona, vi permette di eseguire le tecniche in modo migliore, cioè in modo più efficace per voi, non tanto per come lo vuole il vostro maestro o come lo vuole il vostro istruttore. Perché per esempio io posso fare questo passaggio di guardia come vi stavo facendo vedere in questo modo, perché a me piace tanto dar pressione e stare attaccato all'avversario. Però per stare attaccati bisogna avere una buona mobilità, perché non si può stare attaccati all'avversario mai. Quando siamo qua, non si può stare attaccati all'avversario da questa posizione così, sopra, perché da qua io non mi muovo, lui fa poco niente, quindi non serve a niente. Stare attaccati bisogna avere una buona mobilità delle ginocchia, mi attacco al piede, mi attacco, ok? Da qua un buon equilibrio, okay. Lui si sposta, lo seguo, ok? Ok? Quindi, come stavo dicendo, avere una buona mobilità a livello delle articolazioni, avere anche una buona flessibilità, ti permette di fare la tecnica secondo come tu riesca a farlo meglio. Non puoi fare una tecnica come te lo fa vedere il tuo maestro o come te lo fa vedere il tuo istruttore. Io a lui faccio vedere una tecnica,
però lui non riesce a farlo come lo faccio io, perché lui giustamente ha la sua mobilità articolare, era un ex bodybuilder di 90 kg e alto 1,60. Non è vero. No, quanto sei? 1,72. Oh, scusate, 1,72, quindi potete immaginare una bestia del genere, però adesso è bello secco, quindi è troppo rigido rispetto a me, quindi lui non può fare un jiu-jitsu come lo faccio io. E basta, volevo dire solo questo concetto qua, che per me è molto importante, che determina il mio modo di lottare. Niente, se volete migliorare il vostro jiu-jitsu, come dico sempre, avete qui sotto il link di Jiu-Jitsu Movement Academy, dove potete allenare il corpo libero per poter migliorare la mobilità, avere un jiu-jitsu più fluido, più dinamico nei movimenti e, cosa più importante, senza infortuni, che è la cosa molto molto importante. E tu hai qualcosa da aggiungere? No. Lui non dice mai niente. Okay. Os. Il link qui sotto, iscrivetevi al canale.